Amici di Più3 Fantacalcio, eccoci in diretta. Siamo mercoledì 11 di novembre, siamo su Facebook di Più3 Fantacalcio, siamo qui perché riparte il Fantacalcio dei Sogni, quarta edizione del Fantacalcio dei Sogni, quello che ci ha tenuto compagnia durante il lockdown, quello che ci ha aiutato durante la fase post fine campionato scorso e pre inizio campionato attuale per prendere così le misure sul nuovo fantacalcio che stava per iniziare, e quindi adesso che c'è la pausa della nazionale si fa ancora un'edizione del Fantacalcio dei Sogni, si viaggia nel tempo, macchina del tempo, per andare in che anno lo scopriremo tra pochissimo, perché tutti voi che avete fatto già la formazione e la rosa avete messo su Pianeta Fanta, che è il nostro partner tecnologico, quelli che sono gli 11 che schierate per questa prima giornata del Fantacalcio dei Sogni. E allora aspettate che cosa? Come sempre, l'estrazione. Saluto Francesco D'Agostino, il nostro primo amico che si collega, e intanto vediamo che siamo già in tanti ad aspettare quella che è l'estrazione di questa prima giornata del Fantacalcio dei Sogni. Per chi non mi conosce, io sono Pietro Razzini, faccio vedere intanto il numero della giornata, alla mia troupe, al mio gruppo di lavoro che mi aiuta poi a preparare il materiale. Nel frattempo io vi intrattengo con qualche notizia e informazione su Più3 sul Fantacalcio dei Sogni, e dico come ogni volta che, allora devo cercare la giornata che è questa, la giornata è questa, e in questa giornata potrebbero essere le partite da farvi vedere, quella di Milano che mi piace perché è ricca di gol, e quella di Cagliari. Andiamo al Sant'Elia e al Giuseppe Meazza in San Siro in Milano. Bene, una volta decise quelli che sono i video che vi farò vedere, inizio con i saluti. Terenzio Carrozzo, buonasera. Lia, Daniele, Ivano, grandissimo Ivano, Francesco, ci fa piacere che sia con noi, Simone Brianti, anche lui grande. E ne approfitto per ricordare che con Simone Brianti saremo in diretta domani alle ore 21:30, ritardiamo di mezz'ora proprio per lasciare spazio anche alla seconda giornata del Fantacalcio dei Sogni, con quello che è il classico appuntamento del giovedì, cioè si parla di fantacalcio e di giovani, in modo tale da darvi tutti i consigli su quei giovani che possono essere interessanti da comprare o da scambiare durante questo periodo di pausa. Non voglio lasciare perdere un discorso che abbiamo fatto per più settimane proprio con Simone Brianti di Mondo Primavera su Pobega, giocatore che ha fatto già 2 gol in Serie A, che noi abbiamo caldamente consigliato e che avete visto, insomma, sta dando già i suoi risultati. Tommy, buonasera. Ale Nelli, che bello ritrovarsi. Daniele, l'abbiamo già salutato. Manuel Iannessa, che bello avervi ritrovato. È un piacere. Gioacchino, anche tu ci sei. Il nostro Fantacalcio dei Sogni sta diventando anche una piacevole abitudine per aver l'occasione di rivederci in periodi ciclici, sperando ovviamente che le cose vadano tutto bene, che non ci sia la necessità di un Fantacalcio dei Sogni perché la Serie A non c'è, ma semplicemente un piacere da giocare tutti insieme, grazie, e mi permetto di dirlo, a più3.it, che è il nostro sito internet, cioè la pagina che ha inventato il Fantacalcio dei Sogni, il primo fantacalcio vintage d'Italia. E per raccontare anche chi siamo, visto che qualcuno ancora non ci conosce, Più3 è il primo brand di abbigliamento sportivo legato proprio a chi ha il fantacalcio nel cuore. Io ne approfitto di questa attesa che arrivi il conto dei giocatori che hanno segnato durante la nostra prima giornata per farvi vedere quello che siamo noi, e cioè quello che è Più3, come ho detto, il primo brand di abbigliamento legato al mondo del fantacalcio. E come faccio a vederlo? Passo direttamente sul nostro sito facendovi vedere una delle pagine del sito, perché come vedete in alto ci sono varie pagine, c'è la home, c'è quella delle collezioni, quella che ti permette di scoprire il mondo di Più3 con tutte le foto con i calciatori, VIP, ex calciatori, la fotogallery con voi tifosi, il Fantacalcio dei Sogni ovviamente che non può mancare con le sue 4 edizioni, i Fanta Partner perché ci sono degli amici che parlano di fantacalcio e di sport che hanno deciso in qualche modo di legarsi a Più3 Fantacalcio, e poi l'ultimo nato, il blog, in cui inseriamo tutti i nostri articoli che parlano o di noi o che parlano degli argomenti che più ci interessano, tra cui anche il racconto della Fantalega che stiamo vivendo con alcuni dei protagonisti, bravissimi fantallenatori, e che giocano e raccontano quella che è la loro stagione. Intanto ne approfitto anche per leggere qualcuna delle vostre dei vostri messaggi. Meno male che fai la diretta a quest'ora, almeno riesco a seguirla senza impedimenti.
l'affronteremo insieme, caro Daniele, per 9 giornate fino a giovedì prossimo, in modo tale che poi da venerdì ripartiamo con le dirette dei consigli e si riparte con il fantacalcio normale. E poi che abbiamo? Ciao ragazzi, sono tornato, è sempre bello il fantacalcio dei sogni di più 3. Grazie Matteo Gennarino. Io vi stavo facendo vedere quella che è la nostra pagina legata alle collezioni. E perché vi faccio vedere la pagina delle collezioni? Perché abbiamo ovviamente la linea bomber di quest'estate che abbiamo presentato a fine luglio con le bellissime magliette Gol e Bomber. E poi c'è la linea Gol Plus con gli ultimi arrivati, e cioè le felpe, i pantaloni della tuta, lunghi e corti. Perché vi voglio far vedere proprio questa parte? Perché, e adesso si apre la pagina, tadam, super promo, periodo importantissimo per chi vuole far parte ancora più in maniera stretta della community di più 3 e quindi vuole acquistare le nostre felpe, i nostri pantaloni. Perché periodo particolare? Perché, come dicevo, super promozioni. La nostra felpa hoodie, cioè la felpa con cappuccio, e guardate quanto è bella la felpa con cappuccio, ve la ingrandisco anche, con la classica fascia di capitano più 3 e con il cappuccio con la scritta più 3 dietro, a sole 47,60 euro, il 30% di sconto per i prodotti di questa linea, tutti per voi a vostra disposizione in questi giorni del Fantacalcio dei Sogni. Quindi approfittatene, 30% di sconto sulle felpe, abbiamo visto la felpa hoodie, vediamo anche la felpa girocollo nell'attesa che arrivi l'elenco dei gol di giornata, anche qui super promo, 30% di sconto, 44,10 euro per una felpa che è molto ma molto simpatica e aggressiva nella sua parte anteriore, vedete, con la scritta più 3 sul braccio, dietro liscia, molto tranquilla, molto lineare, e guardate come sta bene e quanto è bella la nostra modella, tra l'altro, così ne approfittiamo anche per rifarci momentaneamente gli occhi ringraziando Sara, che è una modella che è di base a New York e che sono riuscito a fermare nel momento in cui è ritornata nella nostra Parma qualche giorno per salutare la famiglia. Abbiamo fatto questi scatti insieme in studio, ringraziando Sara e facendovi vedere ancora la nostra felpa girocollo. Vi ricordo infine che, ripeto, grandi sconti, 30% di sconto sulle nostre magliette. Qui sotto alla fine della pagina trovate ordinala ora. Alternative, scriveteci su Messenger o in direct su Instagram e vedrete che vi risponderemo immediatamente. Ricordate www.più3.it, e adesso ve la faccio anche vedere, e voilà, www.più3.it, andate nella pagina collezioni e trovate il 30% di sconto sulle nostre felpe, sui nostri pantaloni lunghi e corti della tuta. È il momento di approfittarne. Noi abbiamo un Black Friday anticipato, Francesco Gibilterra. Ottima segnalazione. Il Natale si avvicina, fantallenatori, non perdete l'occasione. Ottimo materiale dei prodotti più 3. Fiore Di Feo ci fa pubblicità e lui lo sa bene perché ne ha già approfittato comprando una delle nostre magliette. In particolare, se non ricordo male, ma spero di non ricordarmi male, secondo me ha comprato la maglietta Verticalizza, che noi usiamo anche questi nomi che non sono, sono molto calcistici, che dovrebbe essere proprio la maglietta di Fiore. Andiamo a vederla insieme, eccola qua, la maglietta Verticalizza, anche lei in promo perché tutta la linea è in promo, 30% di sconto, con 30 euro o poco più, 1,50 euro in più, vi portate a casa questa bella maglietta più 3 che poi potete utilizzare per vedere le partite, per uscire con gli amici, soprattutto nella stagione estiva ovviamente, però che potete utilizzare soprattutto, ricordatevi, perché più 3 porta bene, quindi nel weekend, quando dovete vedervi le vostre partite, tac, scatta la magliettina più 3, scatta il divano, si guarda la partita e si esulta per i nostri calciatori. Calciatori che, ragazzi, sono qui. Eccoli qua, i nuovi calciatori del nostro Fantacalcio dei Sogni 4. Siamo pronti per la prima giornata e la prima giornata sarà piena di gol. Sapete che io non lo so neanche, ho visto... Beh, di gol non ne mancano, effettivamente di gol non ne mancano. Allora, io sposto il nostro www.più3.it e direi che possiamo partire tranquillamente con la nostra super carrellata di gol, la Goal Parade, come l'avevamo definita nelle prime edizioni, perché la tuta non sarebbe male, dice. Eh beh, certo che non è male. Se poi fai un'associazione
di pantalone lungo più felpa, vedi che il 30% di sconto praticamente ti fa comprare due capi, se non al prezzo di uno ci vai molto ma molto vicino. Approfittatene, approfittatene, approfittatemi. Mi permetto di farvelo vedere ancora una volta, www.più3.it/collezioni, e trovate tutte le nostre collezioni scontate del 30% solo in questo periodo del Fantacalcio nei Sogni per voi che ci seguite. Mi raccomando, non mi deludete e andate a prendere i capi più 3, perché più 3 porta bene e poi sono belli, sono veramente belli. Basta far pubblicità al nostro brand, anche se è importante per noi ovviamente, ma io sono qua per farvi giocare e per farvi divertire. E allora parto immediatamente con quello che è l'anticipo, perché io questa volta nella quarta edizione del Fantacalcio di Sogni cercherò di darvi i risultati non solo in senso cronologico di minuto, ma anche in senso temporale per le giornate in cui sono state giocate, così veramente ce la giochiamo nella maniera più realistica possibile questa giornata. E allora noi abbiamo il primo anticipo di giornata che si gioca a Palermo, Palermo contro Milan. Che succede nel primo anticipo e unico di giornata? La partita si apre con il gol al 46esimo minuto di Fabrizio Miccoli. Il primo gol della quarta edizione del Fantacalcio dei Sogni arriva da Palermo ed è gol di Fabrizio Miccoli. Quanti di voi ce l'hanno per caso? È uno dei più gettonati, secondo me, Fabrizione Miccoli, che esultava così. Che esultava così, grande Fabrizio Miccoli. E poi che abbiamo? 47esimo minuto, un altro idolo di tutti gli amici del Fantacalcio che hanno giocato in quegli anni. Brienza, è Ciccio Brienza? No, quello era Ciccio Cozza, però forse anche Brienza veniva chiamato Ciccio. Ricordatemelo voi, per favore. Brienza, qual era il suo nome, diciamo, il suo diminutivo? Ciccio? Comunque, Brienza, 47esimo minuto, e poi il Milan vede di recuperare una partita che lo vede sotto di due gol. E allora ci pensa Riccardo Montolivo, eccolo Daniele Pugnaghi, espertissimo, il Romario del Salento, Fabrizio Miccoli. Dicevo però che si passa dal Salento alla Bergamasca, perché al 70esimo, allora avevo ragione, Ivano Imbrosciano, Ciccio Brienza. 70esimo, ripeto, Franco Brienza. 70esimo, Montolivo, dal Salento alla Bergamasca, nato a Caravaggio nel 1985, Riccardo Montolivo. E chiusura di partita con chi? Con il Faraone El Shaarawy, 80esimo minuto, e chiusura di quella che è la prima partita, l'anticipo del nostro quarta edizione, della prima giornata della quarta edizione del Fantacalcio dei Sogni, Palermo-Milan 2-2. Miccoli e Brienza per il Palermo, Montolivo ed El Shaarawy per i rossoneri. E arriviamo alla giornata, la giornata che vede diverse partite, tantissimi gol. E allora partiamo subito con 8° minuto di gioco allo stadio Tardini di Parma. Il Parma va sotto contro la Roma e il gol è di Eric Lamela. Ve lo ricordate tutti sicuramente. Dalla Roma poi è passato al Tottenham e la sua carriera non ha preso una grandissima impennata. Il ricordo però dei tifosi della Roma è sicuramente grande, quindi Eric Lamela apre il discorso tra Parma e Roma 1-0. Francesco Gibilterra esulta per El Shaarawy, l'avrà messo in campo secondo me sì, a vedere quanti il lungo finale ha messo all'interno del suo messaggio. E poi che abbiamo ancora? 10° minuto, giocatore che è tornato protagonista anche nella serie attuale. Anzi, facciamo così, giochiamocela così. È un giocatore che è tornato protagonista quest'anno nella serie attuale in una neopromossa che gioca in difesa. Ditemi voi, tra le tre neopromosse, un giocatore straniero che è ritornato in Serie A quest'anno e che poteva essere in Serie A anche una decina di anni fa più o meno. Ha segnato lui per il Torino. Lazio 0, Torino 1, gol di Glick, bravissimo Francesco D'Agostino, bravo anche Matteo Gennarino. Io questo non me l'aspettavo che ve lo ricordavate. Ivano, Simone, ma siete tutti preparatissimi. E allora a me piace continuare, giochiamocela così. Glick, 10° minuto, Lazio-Torino 0-1. E poi che abbiamo ancora? Abbiamo 19esimo minuto, questo è un po' complicato. Atalanta-Napoli 1-0, gol di Carmona, centrocampista di quantità che comunque segnava anche i suoi gol, e quindi anche a Bergamo si sblocca il punteggio, Atalanta 1-0.
e ancora uno dei bomber di provincia che abbiamo raccontato proprio ieri durante la presentazione di un libro, La magia del numero 10, e è un grandissimo che ho avuto per 3 anni consecutivi al Fantacalcio. Il suo nome è Totò e il suo cognome è Di Natale. Rigore di Di Natale, gol dell'Udinese, Udinese Catania 1-0. Secondo me in tanti avete schierato Di Natale. Vediamo un po' chi esulta per Di Natale. Cambia la tua vita con grandissimo Daniele. Simone Brianti ha schierato Glick e quindi starà esultando per il gol di Glick. Vediamo un po' se qualcuno esulta anche per il gol di Di Natale. Questo ve lo devo fare indovinare. Allora, pareggia il Parma. Parma 1, Roma 1. Ha segnato un attaccante, grande Totò, bravo Simone, ha segnato un attaccante che dal Parma è passato all'Inter. Ha fatto una mezza stagione col Parma molto buona. All'Inter poi non ha più fatto nulla. Però è difficile. Il nome è legato in qualche modo, è africano il ragazzo, Franco, non vi dico, e però adesso è difficile farvelo indovinare. Non è Crespo, mi spiace Daniele, bravo Simone Belfodil, io non so come abbia fatto a indovinare Simone, perché il mio tentativo di farvi il giochino è veramente diventato quasi ridicolo. Comunque è Belfodil che ha segnato al 34esimo minuto di gioco. E poi ancora Parma che passa in vantaggio con Parolo questa volta. Parma 2, Roma 1. Siamo al 37esimo minuto, è l'ultimo gol della prima frazione di gioco. Io quasi quasi mi fermo e cos'è che faccio? Vi regalo i primi gol di giornata. I primi gol che vediamo durante la nostra giornata sono dei gol che arrivano direttamente da Cagliari, avevo chiesto, sì, da Cagliari. E allora noi andiamo a vedere la sintesi di Cagliari-Siena. Apriamo il video bene perché altrimenti non riuscite a vederlo. E godiamoci questo tuffo nel passato, perché insomma il bello del fantacalcio dei sogni è proprio quello. Si va nel passato e si rivedono dei gol che magari non andremmo a vedere normalmente, e i gol sono proprio di Cagliari-Siena. Io ve li racconto. Eccole qua le squadre che sono in campo. Squadre in campo e si parte immediatamente. Calcio d'angolo per il Cagliari. Colpo di testa di Nenè al 6° minuto di gioco ed ecco l'attaccante brasiliano che viene abbracciato dai suoi compagni perché porta in vantaggio il Cagliari. Ancora Nenè. Calcio di posizione meraviglioso da parte dell'attaccante e 2-0, non è finita. Non so se ve lo ricordate perché gioca ancora in Serie A al 28esimo minuto. È Sau con la maglia del Cagliari, avete visto che scatto clamoroso, ma non è finita. Cosa succede nell'area avversaria? Rigore per il Siena. Rigore per il Siena, va Calaiò e c'è un grandissimo intervento e una parata che regala al Cagliari il 2-0 e quindi niente da fare, ma poi arriva il gol del Siena. Il gol del Siena è firmato da Bogdani al 44esimo minuto di gioco, secondo tempo della partita tra Cagliari e Siena. E subito Cagliari in avanti, botta in diagonale, precisa più che potente, Thiago Ribeiro all'89esimo e poi ancora rigore per il Cagliari che potrebbe definitivamente chiudere la partita. Va sul dischetto e anche in questo caso Piniglia non riesce a trasformare, quindi la partita rimane sul 3-1. Ma non finisce qua perché il punteggio finale sarà 3-2 con il gol di Calaiò che segna al 93esimo minuto di gioco e chiude definitivamente la partita sul punteggio di 3-2. Ci siamo visti ben 5 gol. Un saluto anche alla quota rosa di serata, Valentina Battantuono, che mi fa piacere se è insieme al fidanzato Spazza a godersi la prima giornata del Fantacalcio dei Sogni edizione 4. Eccolo qua Terenzio, l'ho visto, Terenzio Carrozzo e sotto Valentina Battantuono, Carrozzo che ci ricorda con un cuore Astori, grandissimo capitano e giocatore sia del Cagliari che della Fiorentina. E allora è giusto anche da parte nostra vedere di ricordarlo. Ciao Michele Calafato, piacere di averti con noi. Spero che ti sia goduto questa puntata dall'inizio, ovviamente. Noi saremo qua tutti i giorni fino a giovedì prossimo
dalle 20:30 più o meno fino alle 21. Marco Nardacchione, anche tu sei qui con noi, ottimo. Francesco Gibilterra, saluti tra di voi. Io però devo andare avanti perché altrimenti alle 9 non vi libero. E poi, se non sbaglio, c'è una partita della nazionale un po' particolare, quella di stasera. Grande Marco Sagramoni, il nostro modello. Dopodomani vi farò vedere anche le fotografie che ha scattato con le sue magliette, con le nostre magliette più tre, mentre abbiamo fatto uno shooting in Toscana, e in particolare in Versilia l'estate scorsa. Ringrazio pubblicamente Marco Sagramoni di aver fatto parte del nostro shooting e di essere stato protagonista di questo shooting. Però noi dobbiamo andare avanti perché al 54esimo abbiamo un altro gol, gol della Juventus contro il Bologna. Juventus in vantaggio con un gol di Quagliarella e poi pareggio del Catania contro l'Udinese. 1-1 avevano detto Di Natale sul rigore, segna il Pata Castro. E poi il Parma va addirittura sul 3-1 contro la Roma. Vediamo se indovinate anche questo giocatore. Campione del mondo nell'82, sì, magari, forse ancora in campo, un campione del mondo dell'82, campione del mondo nel 2006. Facile, facile, l'unico che ha fatto un autogol per l'Italia. Chi sarà mai questo giocatore che ha segnato il 3-1 per il Parma? Aspetto qualche secondo, ma immagino che la vostra battitura sia rapida e i messaggi arriveranno immediatamente. Parma 3, Roma 1, Terenzio Carrozzo è il primo a dirci che è Zaccardo, bravo Terenzio, bravo Spazza. E poi ancora, 71esimo minuto, inizia la remonta della Roma. 3-2, altro campione del mondo. Altro campione del mondo ed è Francesco Totti. Francesco Totti, secondo me, molti di voi ce l'hanno in squadra, perché in quegli anni era uno di quei calciatori attaccanti più gettonati. Stesso minuto, forse un po' meno qualità, dopo Totti segna anche Taider, Juventus-Bologna 1-1. La risposta del Bologna alla Juventus e a Quagliarella è firmata Taider, ma non finisce qui. Rigore per il Chievo. 1-0 per il Chievo grazie al gol di Luciano Eriberto. E ancora 77esimo minuto, Chievo 2, Pescara 0, gol di Stojan. Quindi abbiamo un mix di nomi buoni per il fantacalcio e nomi meno buoni. Vedo che il Pupone è uno dei più gettonati da parte anche di Daniele Pugnaghi e quindi immagino che l'abbia messo in campo Totti, Quagliarella, Di Natale, La Mela può essere un altro dei nomi caldi che avete messo in campo, Calaiò magari qualcuno se l'è preso, non lo so, vediamo un po'. E ancora Ciccio Lodi, chi ha messo in campo Ciccio Lodi, che era uno di quei giocatori che all'epoca tra punizioni e assist piace, ma che giocatori che segnano nel Chievo, c'è ragione Matteo Gennarino, Stojan e Luciano che tirava i rigori, io questa non me la ricordavo, devo essere sincero. Comunque, Ciccio Lodi in gol, Udinese 1 e Catania 2. E infine, gol della Juventus. Chi può essere se non il polipo Pogba? Paul Pogba 2-1 per la Juventus. Chi ha messo in campo Pogba? Vediamo, ma che giocatori l'abbiamo detto? Di Natale per Emanuele Epifani, benissimo. E Pogba, secondo me, qualcuno l'ha preso, perché non voglio chiedere che uno dei top player dell'epoca non sia stato preso da nessuno di voi. Chiudiamo questa rassegna di gol prima di farvi vedere l'ultimissimo servizio filmato con un altro gol di Di Natale. E quindi Emanuele Epifani gioirà per due volte in questa giornata. Di Natale al 92esimo regala il 2-1 all'Udinese contro il Catania. Eccolo Ivano Imbrosciano con Paul Pogba. E invece Gioacchino Bellomo, che per la prima volta dopo il saluto si fa vivo alla nostra chat, Ciccio Lodi in campo, gol per lui. No Pietro, ce l'ho in panchina, ma i miei titolari sono Milito, Klose e Cavani. Bel tridente, proprio un tridente dei sogni. Avranno giocato questi tre calciatori? Chi lo sa, lo scopriremo appena finiamo la nostra diretta. Io vi ho messo proprio qui sopra la diretta, andrò a controllare di aver scritto il link giusto, ma dovrebbe essere giusto, il link per poi andare nella pagina in cui potete trovare nel giro di 10 minuti e non di più la classifica adesso della prima giornata e poi che cambierà durante la giornata in sé e le varie giornate in sé. Ricordatevi sempre, andate, schiacciate il link, trovate la pagina giusta per inserire i vostri dati e andate a vedere la classifica su Pianeta Fanta, il sito di Pianeta Fanta
che viene dato per le leghe, e noi ringraziamo ovviamente Pianeta Fanta per averci accompagnato anche in questa quarta edizione. Posticipo di giornata Terenzio Carrozzo? No, il posticipo di giornata è il posticipo, non quello che vi faccio vedere in video. Il posticipo di giornata è Genoa-Fiorentina, che termina 1-0, gol di Pasquale, e quindi Genoa 0, Fiorentina 1, rete di Pasquale. Ma la partita che vi faccio vedere io è un'altra partita, riguarda l'Inter, quella l'hai presa. L'altra squadra è la Sampdoria. E quindi andiamo insieme a vederci Inter-Sampdoria con una bella scorpacciata di gol, perché ci sono diversi gol che vi posso far vedere. E vado all'interno della nostra pagina corretta a mettervi lo schermo grande, perché altrimenti non vedete nulla. Allargo anche in questo caso e vedo che il video è già puntato nel punto giusto, ringraziando la mia equipe di lavoro, facendovi vedere subito un Palacio in avanti che cerca di trovare il gol, ma niente da fare, il suo tiro è alto, e questa volta invece è la Sampdoria che si fa pericolosa. Eder va sul fondo, non riesce a crossare, palla messa indietro, cross adesso invece dalla destra che si trasforma in un tiro, attenzione, per la porta dell'Inter. Niente da fare, sempre 0-0. Cross in mezzo, colpo di testa di chi sarà stato? Di Walter Samuel. Ancora 0-0, ci prova questa volta la Sampdoria. Palla messa sul secondo palo, erroraccio della difesa dell'Inter con Munari al 20° minuto, che porta in vantaggio la Sampdoria. Munari, che nel periodo parmigiano, non so se è una cosa che ha contraddistinto tutta la sua carriera, ma nel periodo parmigiano veniva chiamato Wolverine Munari. E ancora Inter che va in avanti, Cassano, palla messa al centro, palla ancora buona e gran botta di Guarin di sinistro, palla fuori, inquadrato Guarin, e ancora Palacio, palla a Guarin a Cassano sulla destra, palla messa in mezzo, Milito non ci arriva, niente da fare per Milito, in spaccata, non riesce a trovare l'impatto con il gol, entra Cambiasso e il Cucciu, vediamo che cosa farà, se segnerà, se farà qualcosa di buono. Palla ancora Palacio, che orchestra tante delle azioni dell'Inter, palla per Milito, Milito viene messo a terra da un difensore della Sampdoria, inevitabile espulsione e rigore. Vediamo un po', è Costa a mettere giù Milito e Costa ad andare prematuramente negli spogliatoi, va sul dischetto il Principe, palo interno e gol del Principe Milito, ed ecco quindi 1-1 tra Inter e Sampdoria. Cambi, entra De Silvestri, entra Renan. Vediamo se la Sampdoria riesce a fare qualcosa di più. Cassano per Milito che se ne va via in maniera clamorosa. Palo per l'Inter, ma il punteggio rimane ancora sull'1-1. Entra Nagatomo, palla sulla destra per Capitan Zanetti. Cross, splendido colpo di testa di Palacio, palla fuori. Contropiede dell'Inter, guardate Cassano, non riescono a recuperarlo i difensori della Sampdoria. Servizio assist per Palacio e diagonale vincente del Trenza, 2-1 per l'Inter, 69° minuto. Bello il gol di Palacio, ma splendida l'azione di Cassano, ma non finisce qua. Ancora Inter, Palacio, palla fuori in diagonale, niente da fare, questa volta di sinistro. Siamo ormai giunti nelle fasi finali di gioco, entra Maxi Lopez, punizione di Cassano che sfiora la traversa. Sempre 2-1 e Cassano si rammarica. Ancora Inter in avanti, questa volta sulla fascia sinistra. Nagatomo, serve Cassano. Cassano indietro per Guarin. Guarin colpisce contro la difesa della Sampdoria. All'82esimo l'Inter si porta sul 3-1. Ma guardate l'azione viziata da un fuorigioco di Nagatomo, che poi serve Cassano, e poi l'azione si svilupperà con Guarin che andrà a segnare il gol del 3-1. Espulsione per la Sampdoria di Ciro Ferrara, autore tra l'altro di un bellissimo libro che parla di Maradona, ma non finisce qua la partita. 94esimo minuto, Eder, che poi diventerà anche nerazzurro, chiude la partita con il punteggio di 3-2. 3-2 per l'Inter, con gol molto interessanti dal punto di vista fantacalcistico.
Vediamo un po', rileggiamo i vostri messaggi. VAR, dice Terenzio Carrozzo, niente VAR. Milito per Daniele Pugnaghi, anche The Wall, Samuel. E poi vediamo ancora. E poi vediamo il Giaguaro per Daniele Pugnaghi, anche lui ha esultato, doppietta nella mia seconda formazione sul sito. Che abbiamo? Abbiamo detto tutto, secondo me, in questa giornata. Abbiamo detto tutto perché abbiamo visto tanti gol, abbiamo diviso le nostre partite a seconda delle giornate temporalmente che sono state giocate, quindi immagino che adesso l'unica cosa che vogliate fare sia regalarmi quei 5 minuti di tempo per andare sul sito di Pianeta Fanta, che ringrazio, che è il nostro partner tecnologico, e poi andare a vedere quelli che sono stati i risultati dalle vostre squadre, in modo tale da riuscire a capire a che punto siete della classifica. Io vi ricordo che andremo avanti per 9 giornate fino a giovedì prossimo, e di conseguenza voi non dovete prendere altri impegni se non quello di essere presente ogni sera alle 20:30 su Facebook di Più3 Fantacalcio per godervi insieme il Fantacalcio dei sogni. E ricordatevi di andare sempre sul nostro sito più3.it, perché abbiamo un sacco di sconti e un sacco di bei pezzi da proporvi dal punto di vista dell'abbigliamento, tutti ovviamente griffati Più3, tutti al 30% di sconto, tutti per voi nel momento in cui adesso sta arrivando il Black Friday, ma noi l'abbiamo anticipato per darvi più possibilità di andare a acquistare i capi Più3 che portano bene. Meno male che avete una stagione dove c'è anche il mio Genoa. Daniele, quest'anno ci divertiamo insieme anche con il tuo Genoa. Amici miei, noi ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, 20:30, Facebook di Più3. Chiudiamo come al solito la nostra diretta con il Fantacalcio dei sogni, ricordandovi, forza Più3. Ciao. No, non ciao. Vi devo far vedere la giornata, perché altrimenti non ci credete. Decima giornata, meno male che mi sono ricordato. Ciao amici, grazie, a domani. Ore 20:30, Facebook di Più3. Ciao.